La 68esima stagione d'opera dell'Entelluio Musicale Trapanese si apre con una prima assoluta per la città. Venerdì 16 settembre, con replica il 18, nello scenario unico del Teatro di Stefano, la Villa Margherita, in scena Falstaff di Giuseppe Verdi. Tratta da Le allegre comari di Windsor di Shakespeare, di cui ricorrono i 4 secoli dalla morte, Falstaff è l'ultima opera scritta dal grande maestro italiano, ma anche la prima in cui Verdi si è cimentato con il teatro comico. Come dire, la ricerca di nuove sfide fino alla fine. Ed è di primissimo piano il cast selezionato per questa produzione, a cominciare proprio da Falstaff, qui affidato alla sapiente e strutturata voce di Alberto Mastromarino, uno dei massimi interpreti su scala internazionale dei ruoli verdiani. Alla direzione è stato chiamato il maestro Stefano Romani, che per il luglio la scorsa stagione aveva già diretto Rigoletto. Per la regia poi torna a Trapani Renato Bonaiuto. È ancora vivo il ricordo dei successi ottenuti qui lo scorso anno dal giovane regista novarese, tanto con la Turandot che con la piccola opera da camera Cendrillon. Due lavori molto diversi, eppure entrambi magistralmente messi in scena da Bonaiuto. Sì, siamo in work in progress, stiamo anche ultimando le scenografie che non sono ancora pronte, come avviene sempre, e da domani notte cominceremo a fare le luci. Io adoro la città, e c'è una bellissima atmosfera, tanta voglia di fare ed è questo che mi invoglia sempre a venire. L'appuntamento è per venerdì alle 21 al Teatro della Villa Margherita.